L'assessorato alle politiche sociali della provincia di Rimini e l'azienda ASL lanciano una campagna sull'affido familiare che a parte ad ottobre si concluderà nella primavera del 2009. Durante l'anno saranno proposti incontri pubblici in diversi comuni per parlare con esperti e ascoltare l'esperienza di famiglie affidatarie. Sentiamo Fabrizio Piccioni, assessore ai servizi sociali della provincia di Rimini, al microfono di Grazia Antonioli. Assessore, quanti sono i minori che hanno necessità di essere affidati e che cosa fa la provincia per loro? Dunque, intanto il nostro ruolo, noi abbiamo come obiettivo, concordato ovviamente con la regione e con il territorio, di cercare di fare il massimo della sensibilizzazione sul tema dell'affido familiare. Ed è quello che stiamo facendo da anni e ripartiamo quest'anno con una campagna, molto pronunciata, molto forte sul territorio per sensibilizzare maggiormente appunto a questo tema dell'affido familiare. E i bambini che sono stati, o i minori comunque, che sono stati dati in affidamento nel corso del 2007, e sono 105 circa, l'anno prima erano una novantina, quindi siamo in incremento e questo è indice anche di una maggiore difficoltà del territorio dal punto di vista appunto della famiglia e quindi ci sono sempre più famiglie che in qualche modo comunque si avvicinano a questa tematica per cercare di dare una mano, di rendersi disponibili ad accogliere temporaneamente i minori all'interno della propria famiglia, cercando di creare le condizioni per ritornare alla famiglia d'origine. Questo ovviamente è solamente un pezzo, diciamo così, una parte sulla quale noi spingiamo maggiormente, che è l'affido in famiglia. Ma ce n'è una parte altrettanto importante, che sono più di 300 minori comunque, che vengono accolti anche in altre comunità presenti sul territorio, quindi case famiglia o strutture presenti sul territorio. E in questo caso sono affidamenti, diciamo così, di tipo diverso e magari con una caratteristica diversificata, nel senso che ci sono affidamenti per una parte della giornata, affidamenti per un periodo dell'anno. Tutto questo comunque consente di dare una risposta, diciamo così, più organica, più complessiva sul territorio, che consente da una parte di lavorare sull'affidamento familiare, dall'altra parte di lavorare su affidamenti in strutture. Tutto questo ovviamente dà la possibilità a sempre più minori di essere accolti in famiglie di adozione, in famiglie di affido o in strutture insomma, che possono prendersi cura di loro. Quindi questa molteplicità di risposte consente al nostro territorio di essere comunque all'avanguardia da questo punto di vista. Minori che hanno bisogno, ma anche famiglie che hanno necessità di essere educate all'affido, che magari può essere considerata una delle tante opzioni della genitorialità. Sì, questo è uno dei punti fondamentali, nel senso che noi quando facciamo questa campagna cerchiamo di sensibilizzare appunto le famiglie a questo tema, spiegando bene alle famiglie, facendolo soprattutto spiegare da famiglie che hanno già affrontato l'affido, quali sono le problematiche dell'affido, quali sono le tematiche che si affrontano, anche perché poi i minori che vengono dati in affidamento vengono dalle situazioni le più diverse una dall'altra, è molto complicate, molto drammatiche in alcuni casi e traumatiche proprio per il minore che le affronta. Quindi l'obiettivo fondamentale è dare le informazioni, sensibilizzare le famiglie, ma soprattutto dargli un supporto dal punto di vista proprio del sostegno. Non solamente di carattere economico, questa è una piccola cosa, ma soprattutto dal punto di vista dell'aiuto ad affrontare i casi che gli si presentano di fronte. E il lavoro grosso che fa l'azienda, l'ASL, da questo punto di vista è cercare di supportare sia la famiglia affidataria, ma anche la famiglia d'origine, affinché proprio si possano ricreare le condizioni per il reintegro nella famiglia d'origine. Questo è un percorso lungo, difficile, che va accompagnato da personale specializzato ed è per questo che l'azienda lavora da tempo, insomma, da questo punto di vista. Noi lavoriamo sulla sensibilizzazione, l'azienda lavora proprio sul campo per cercare di far sì che l'affido possa trovare le migliori condizioni sul nostro territorio.